Roma non è solo le cose classiche che si possono vedere, ma è bellissima vederla dall'alto. Qui andremo su al Gianicolo, passando da Trastevere. Ho fatto un passaggio abbastanza strano in un parcheggio multipiano che tra l'altro è decisamente interessante da utilizzare per chi dovesse venire in Vaticano con la macchina, ma comunque. Da questo parcheggio sono riuscito a salire su e poi prendere il bus che porta al Gianicolo. Dal Gianicolo c'è una visione di Roma decisamente piacevole. E questa è una cosa che vi consiglio di fare oltre alle visite classiche che tutti quanti noi conosciamo. Tra l'altro, dal Gianicolo, scendendo giù a piedi, si arriva direttamente a Trastevere. Qui siamo in attesa di andare a mettere la mano nella bocca della verità. Come sempre c'è una discreta coda, anche questo già visto tante volte, ma sempre piacevole da ripetere. Qua siamo al Circo Massimo, di fronte si può vedere il Palatino, ma comunque la cosa interessante è che anche in questo caso si ha una visione della città decisamente piacevole dall'alto, cosa che non avevo mai sperimentato. Portatevi delle buone scarpe perché c'è parecchio da camminare, ma comunque ne vale veramente la pena. Morto suicidato, se invece poi te dico.
se questa è la miseria, io mi ci duppo con... Dulcis in fondo, questa è una cosa veramente una chicca, io non sono andato a Roma veramente tante volte, non la sapevo, me l'ha indicata Giulia, che ringrazio, e praticamente quando si è in cima, oltre ad avere una bellissima visione di Roma dall'alto, c'è anche la possibilità, andando ancora avanti un 200-300 metri, di trovarsi davanti questa porta, e guardando nel buco della serratura si può vedere la cupola di San Pietro. Una cosa decisamente carina, simpatica da vedersi. Dopodiché si scende di nuovo giù, vicino lì al Circo Massimo, e si possono trovare tutti i mezzi per poter rientrare comodamente in città. Andare a Roma non è solo esclusivamente andare in Vaticano, andare in Piazza Navona, in Fontana di Trevi, ma anche provare a vedere delle cose un po' diverse. In questa occasione ve ne ho fatto vedere alcune, ce ne sono ancora delle altre nei prossimi video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi ai miei canali e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!